Piano vaccinale regionale, sono state tracciate tutte le linee e abbiamo delle indicazioni precise? Stiamo dando le priorità, come detto, al mondo della scuola, anche per poter riaprire il prima possibile. Oggi ne ho parlato anche in conferenza Stato-Regioni alla presenza del Ministro Bianchi, perché ho chiesto di nuovo anche di vaccinare i diciottenni, visto che il vaccino oggi è autorizzato dai 18 anni in poi, quindi non possiamo vaccinare quelli più giovani, ma almeno i diciottenni si possono vaccinare. E trovo contraddittorio che si vaccina fino all'ultimo del personale della scuola, ma non si vaccinano gli studenti. Quindi noi vogliamo riaprire in sicurezza e se il governo dovesse accogliere questa nostra richiesta di considerare anche gli studenti nel novero del personale scolastico, sicuramente le riapriremmo almeno le scuole superiori e secondarie in maniera sicuramente più sicura. Presidente, c'è apprensione soprattutto in questo momento per le terapie intensive, c'è una pressione molto forte sulle terapie intensive e sugli ospedali. È vero, ormai siamo da diversi giorni battiamo diversi record rispetto sia alla prima che alla seconda ondata, quindi c'è una fortissima pressione. Noi registrammo già qualche settimana fa questa rapida accelerazione dei ricoveri che produce questa variante, ed ho anche questo sottolineato ai miei colleghi, a quanti non hanno ancora magari affrontato o la stanno cominciando a conoscere in questi giorni. Guardate il caso di Bologna, che nel giro di pochi giorni passa da giallo a rosso, e così tanti comuni e tante province della Lombardia, della Toscana, insomma, dove colpisce questa variante è pericolosissima proprio per la sua rapidissima diffusione e per il numero enorme di contagi che produce e quindi di ospedalizzazione. Bisogna tenere alta la guardia e dare strumenti, a cominciare appunto dall'incremento della campagna vaccinale, per poterla contrastare nella maniera migliore possibile. Ai sindaci che chiedono un'accelerazione delle vaccinazioni, cosa risponde? Oggi c'è stata una nota di fatto del sindaco di Pescara-Marci. Ma è quello che stiamo facendo, noi stiamo esattamente accelerando, e peraltro qui in Abruzzo, nel corso della riunione a cui ho partecipato, stiamo anche dando, come dire, il buon esempio rispetto al tema di non dare più vaccini dove ce n'è più bisogno, quindi dove ci sono le zone rosse, quindi le province dell'Aquila e di Teramo daranno un contributo a quelle di Chieti e di Pescara per mettere in condizione quelle due ASL di avere un quantitativo di vaccini maggiore. Io spero che questa richiesta venga accolta dal governo e con strumenti sicuramente migliori e più ampi di quelli che può avere una singola regione, il governo voglia aiutare e sostenere questa politica.